Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Che cos'è la giustizia? Ci ritroviamo purtroppo spesso, tra l'altro, a constatare o a pensare che ci troviamo davanti a un'ingiustizia e probabilmente intendiamo dire che le cose non dovrebbero andare in quel modo. L'idea di giustizia rimanda infatti fondamentalmente a un ordine che va rispettato. Il problema nasce proprio quando ci chiediamo come si sia costituito quest'ordine, dove sia quest'ordine e da chi sia stato istituito. Alcuni pensano che ci sia una giustizia ideale a cui dobbiamo tendere, altri invece ritengono che la giustizia sia solo il risultato di un accordo tra gli uomini. Una volta che abbiamo deciso quali regole condividere, la giustizia sarà il rispetto di esse. Già nel mondo greco la giustizia si esprime su diversi livelli. In maniera più esplicita, la giustizia è quella della polis, è la giustizia politica che riguarda il modo di governare i cittadini e il rispetto delle leggi. Le leggi appunto devono essere a loro volta espressione di un criterio di giustizia più originario. Riusciamo a formulare leggi giuste se ci lasciamo ispirare dall'idea di giustizia. È proprio qui che ritroviamo un secondo livello della giustizia, quello che riguarda l'universo. Tutto è organizzato secondo un ordine e l'uomo stesso vive secondo giustizia nel momento in cui riconosce e rispetta quest'ordine che è dentro le cose. L'uomo dunque è il livello ulteriore in cui si realizza la giustizia. L'uomo giusto è quello che ispira le sue relazioni e la sua stessa vita a criteri che sono buoni per lui stesso e che non danneggiano gli altri. Il contrario della giustizia è nel mondo greco la hubris, la tracotanza, l'atteggiamento che porta disordine, che sovverte e crea il caos. Nell'ambito politico, Aristotele distingueva due tipi di giustizia. Egli le chiamava distributiva e commutativa. La prima, quella distributiva, risponde al criterio di dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Ciò vuol dire che l'eguaglianza, il dare a tutti lo stesso, non è necessariamente giustizia. La seconda comporta che ciascuno riceva quello che ha dato. È una forma di giustizia che guarda al merito. Nel tentativo di elaborare una definizione di giustizia, il giurista latino Ulpiano descrive la giustizia come il dare a ciascuno il suo. In questo modo il problema viene semplicemente spostato, in quanto occorre chiarire cosa sia questo suo. Se per esempio ci troviamo in possesso del coltello di un nostro amico diventato pazzo, non sarà certo giustizia restituirgli il suo coltello. L'avvento del cristianesimo ha contribuito a riflettere sull'idea di giustizia. L'atteggiamento di Gesù è provocatorio in tal senso, nel momento in cui afferma di non essere venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Potrebbe sembrare che la predicazione di Gesù abbia considerato inutile la giustizia. In realtà Gesù spinge a non adeguarsi su un'idea di giustizia come semplice conformità alla regola, dal momento che si potrebbe essere a posto sul piano legale, ma non aver amato. All'interno del mondo ebraico stesso, Gesù vuol portare il credente a riconoscere che la salvezza o la giustificazione non è un suo merito, non è la personale osservanza della legge che ci salva, ma l'amore gratuito di Dio. Con il cristianesimo ci troviamo così davanti a un fondamentale passaggio da una teologia del merito a una teologia della grazia. La giustificazione non è un successo personale, ma un dono che si riceve. San Paolo chiarirà questa dinamica soprattutto nella lettera ai Romani, dove dice appunto che siamo giustificati per fede e non per l'osservanza della legge. Anche qui ci può essere utile un esercizio. Possiamo provare a rievocare situazioni in cui abbiamo sperimentato, a nostro avviso, secondo noi, un'ingiustizia. E possiamo chiederci qual era la regola non rispettata. Era solo un nostro modo di vedere o un dato oggettivo? Ciò che in quel caso sarebbe stato giusto per noi, lo sarebbe stato anche per gli altri attori coinvolti nella vicenda?